Bentornati sullo Zombie Vlog, ragazzi, questa volta un video serio. Ebbene sì, ragazzi, perché anche se questo video potrà sembrare un po' strano, ma anche un po' controverso, e sicuramente un sacco di gente mi insulterà e mi odierà per questo video, in realtà io credo che questa emergenza virus che stiamo vivendo in realtà sta salvando il mondo. E questa cosa io l'ho pensata già diverso tempo fa, ma ci sono anche altre persone che ci stanno arrivando piano piano e che la stanno dicendo anche loro. Ma adesso molti di voi diranno: ma che cacchio sa di questo? Sto virus è pericoloso, ci sta costringendo tutti a casa per la quarantena, che è una rottura di scatole. E sono d'accordo, perché è una rottura di scatole, sta in quarantena. Però, a parte il fatto che lo dobbiamo fare, perché altrimenti questo virus si continua a espandere, però proprio l'avvento di questo virus stranamente sta salvando il nostro pianeta. Voi direte perché? Prendiamola un po', dobbiamo partire un po' da lontano per questa cosa. Allora, per prima cosa, se ricordate, un bel po' di tempo fa, più di un anno fa, non lo so quando, io feci un altro video che si intitolava "Perché il mondo è in pericolo", un video che io pubblicai ben prima che ci fu non solo il virus, ma che ci fu anche tutta la storia di Greta Thunberg, no? Io prima, molto prima di quel video, prima che uscisse fuori di Greta Thunberg, pubblicai quel video dove parlavo appunto del problema del clima, ok? Dell'emergenza climatica e del fatto che se volevamo uscire dovevamo tutti comportarci in maniera più consapevole, cercare di sprecare di meno, avere un comportamento più sostenibile, tutte queste cose qui. Molta gente da quel momento, dopo che ne ha parlato anche Greta Thunberg, ovviamente ha cambiato le sue abitudini e sono diventati un po' più coscienziosi. Però questo non era assolutamente sufficiente a salvare il pianeta, perché siamo comunque nella cacca, diciamo che siamo comunque nella merda. Quindi, che succede? Che anche se molta gente ha cambiato le loro proprie abitudini, ha cercato di avere un comportamento più virtuoso, purtroppo moltissima gente se ne fregava e continuava a fare come gli pare. Ma poi, anche se tutti avessero osservato un comportamento virtuoso, comunque sarebbe stato difficile scongiurare la minaccia del cambiamento climatico, che ricordiamo, il cambiamento climatico poi porta tutta una serie di disastri ambientali a catena. Quindi non è solo fa più caldo, è tipo che se fa abbastanza caldo l'Italia viene sommersa e noi schiettiamo tutti, una cosa del genere, capito? Se sciolgono le calotte polari, questo è uno dei tanti disastri che può accadere, senza contare tutti i disastri climatici, le tempeste, gli uragani, tutte queste cose qua che ci ammazzano. Comunque, dicevo, dopo quella cosa lì ci siamo resi conto che comunque gli sforzi non erano necessari. E guarda caso, ma io non voglio fare dietrologia, non voglio fare complottismi, però diciamo che mi piace pensare che sia un caso fortuito e anche fortunato del fatto che sia scoppiata questa epidemia di coronavirus. E voi direte: ma che cacchio sta di questo? È un flagello, la gente muore. Sì, lo so che la gente muore, ragazzi, però forse questa è una cosa che forse è stata architettata, pensata da qualcuno, o forse no. Noi diciamo di no, diciamo che è un caso fortuito. Però, nonostante questo virus sia un disastro, un flagello che sta facendo tante vittime, in realtà sì, ok, muoiono solo quelli più in avanzato stato di età o che già avevano problemi di salute pregressi, ok, questo lo sappiamo, però proprio per questo è uno dei punti che mi porta a pensare, che ci porta, perché non solo io, anche altri lo stanno dicendo, che ci porta a pensare che il virus in realtà sia una benedizione per l'umanità, sia una cosa positiva. Sicuramente tanti mi odieranno questa cosa che sto dicendo, però pensateci un attimo bene. Allora, quali sono i problemi quali erano i problemi del mondo finora? I problemi che ci stavano portando verso l'apocalisse, verso la morte, verso la distruzione non del pianeta ma di noi stessi, perché il pianeta rimane, siamo noi che ci stiamo sopra che schiattiamo e poi il pianeta si rigenera. Però cos'è che stava portando verso la fine? Prima cosa la sovrappopolazione, poi l'inquinamento, ok? E poi le industrie che inquinano tantissimo, soprattutto in Asia, ok? E che inquinano in una maniera esagerata. Queste tre cose qui sono le cose che ci stanno distruggendo. Se voi ci pensate, questo virus va innanzitutto a colpire le fasce d'età più avanzate, quindi
purtroppo le persone in stato avanzato di età e quelli che hanno più bisogno di cure, diciamo i vecchietti tra virgolette, no? Che purtroppo molti ci hanno lasciato le penne. A me dispiace, anche perché io ho pure parenti che hanno un'età, quindi se dovessero venire a mancare mi dispiace. Mi dispiace per tutti quelli che hanno avuto dei lutti in famiglia. Però in effetti questa è una cosa che va a diminuire drasticamente la popolazione. E poi lo fa proprio nelle fasce quelle che sono meno produttive, cioè quelli che percepiscono magari una pensione e che non lavorano. E che poi gravano anche sul sistema sanitario, perché sappiamo che purtroppo le persone in età avanzata sono quelle che più utilizzano il sistema sanitario, non solo nazionale, ma parlo di tutto il mondo. Questa è una cosa. Seconda cosa, l'inquinamento. Con la quarantena, in giro per le strade ci sono molte meno macchine, ma molte di meno, tipo c'è una riduzione dell'80 se non 90% di auto in giro, cioè è una cosa esagerata. Quindi tutto l'inquinamento atmosferico, il particolato, queste cose qua si riduce drasticamente. E poi c'è la cosa più grossa, che sono le industrie. Se ci pensate bene, questo virus che sembra generato in Oriente, in Cina, dove ci sono tutte queste industrie che inquinano tantissimo, porta un danno d'immagine enorme alla Cina, che negli ultimi anni si stava espandendo e la Cina era diventata ricchissima, una cosa esagerata, e le industrie cinesi stanno producendo sempre di più, inquinando tantissimo, perché in Cina non ci sono tutti i protocolli che ci sono da noi in Occidente contro l'inquinamento. In Cina molti fanno un po' come gli pare e quindi inquinavano tantissimo. Ma se la gente non va più a comprare, dopo sta cosa, la Cina ci ha avuto un danno d'immagine enorme, quindi molta gente ne comprerà più roba cinese. Ok, quindi la Cina non sarà più una superpotenza come era fino a 5 minuti fa e soprattutto le industrie inquineranno di meno. Ma voi vi direte, ok, queste sono tre coincidenze che ci stanno anche, perché possono essere tre coincidenze, però è un po' strano che tre coincidenze così avvengano insieme, però può essere una coincidenza. Però io ho pensato anche una cosa, in che periodo dell'anno è arrivato questo virus? Alle porte della primavera, alla fine dell'inverno, alle porte della primavera, il che è proprio il periodo in cui la gente, se sta a casa, parlo di quando arriva la primavera, non questi ultimi tempi d'inverno, c'è un passaggio fra inverno e primavera, però quando arriverà la primavera e la gente sarà ancora in quarantena, la gente in casa non userà né il riscaldamento per riscaldarsi, né l'aria condizionata per raffreddarsi. Quindi in primavera è un periodo di clima, diciamo, temperato, dove la gente non utilizza queste forme di, tra virgolette, impiego energetico, quindi non spreca energia pur stando in casa. E quindi è come se qualcuno, tra virgolette, avesse pensato proprio questo, un virus che va a colpire le fasce di popolazione più deboli per ridurre la popolazione, che andasse a screditare la Cina, che andasse a togliere l'inquinamento col particolato delle auto, del traffico, tutto quanto, e che in più arrivasse proprio alle porte della primavera, quando la gente non usa aria condizionata e riscaldamento, quindi non ci sono neanche le emissioni o lo spreco di energia elettrica di quelle due cose lì. Quindi in pratica è come se qualcuno avesse pensato il momento giusto di mandare il virus giusto al momento giusto. Ma ovviamente questa qui è una fantasia, perché in realtà sappiamo che non c'è nessun complotto dietro, che io non sono un complottista, non c'è. È semplicemente una coincidenza. Però è una coincidenza strana, perché sono già 4 punti a favore di questa cosa, sono già 4 punti. Però vogliamo pensare che sia una coincidenza e che questo virus, che tanto ci sembra letale, in realtà forse sta salvando l'umanità, forse ci sta salvando tutti, ok, al prezzo di alcune vite, a me dispiace anche perché io ho detto ho parenti in età avanzata che possono essere in grave pericolo, quindi a me dispiace molto e mi dispiace per tutti quelli che effettivamente hanno avuto un lutto. Però in effetti questo virus, se facciamo due conti freddi, diciamo proprio con la calcolatrice in mano, questo virus sta rischiando di salvare l'umanità. E non è così, però viene in mente che nella fantasia potrebbe essere stato pensato e rilasciato da qualcuno segretamente, proprio per fare tutta questa serie di azioni e quindi inconsapevolmente, senza farcene accorgere, salvare quindi il mondo. Non lo so, ragazzi, questa è una cosa che mi è venuta in mente, ma ovviamente
è una butade, è una stupidaggine, una fantasia, una cosa che non esiste, una cosa fantascientifica, diciamo, però tutto sommato questo virus, anche se non è frutto di una di un complotto, potrebbe comunque salvarci le chiappe, diciamo così. Poi c'è anche un'altra cosa: in passato lo scrittore Stephen King scrisse un racconto che io lessi in una raccolta di racconti che si intitolava A volte ritornano. In quella raccolta di racconti lì c'è anche un racconto che si chiama Risacca notturna, dove Stephen King immaginava che l'umanità, la popolazione sulla Terra finisse non per colpa di un'esplosione atomica, ma a causa di un virus, appunto, di un banale raffreddore che avrebbe decimato l'intera popolazione terrestre. C'erano pochi sopravvissuti che pensavano, che ripensavano a questa storia qua, a questa cosa che era accaduta. E in pratica questo racconto poi si evolse nel romanzo. Dopo questo racconto venne fatto un romanzo che prendeva la stessa idea ma l'espandeva, e si intitolava L'ombra dello scorpione. Ne fecero anche un serial televisivo, che però non era un granché, francamente. Il libro invece era molto bello, perché Stephen King è comunque un grande scrittore. E in pratica questa qui è una fantasia che comunque c'ha qualche collegamento con quello che stiamo vivendo adesso, anche perché l'ultima frase del racconto di Stephen King, se non ricordo male, era che l'umanità si sarebbe estinta non con un'esplosione, ma con un rantolo. E per questa volta è tutto ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio dello Zombie Vlog. Spero che questo episodio non vi abbia fatto incazzare, perché dico delle cose assolutamente assurde, assolutamente provocatorie, irrispettose di tutti e controverse, però se ci pensiamo con un minimo di ragionamento, di pensiero razionale, queste sono le conclusioni a cui possiamo arrivare. Per questa volta è tutto, ciao ragazzi, alla prossima.